GF VIP, Eli ha criticato Dalla D'Urso e Gianmarco parla di Jane, mi ha chiesto del tempo. Il comportamento di Elia Fongaro ha fatto irritare Barbara D'Urso, mentre Gianmarco Amicarelli ha dichiarato di stare soffrendo molto a causa di Jane. Nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello VIP, il reality show di Canale 5, video virgola condotto da Ilaria Blasi e Alfonso Signorini. Le ultime novità si soffermano su Elia Fongaro e Gianmarco Amicarelli, i due uomini che si stanno contendendo il cuore di Jane Alexander. Proprio questi ultimi sono stati entrambi ospiti di Domenica Live per fare il punto della situazione con l'attrice inglese. Elia è stato ripreso da Barbara D'Urso per non aver risposto alle domande, Gianmarco ha dimostrato di soffrire moltissimo per l'allontanamento da Jane. GF VIP News, Elia Fongaro ripreso da Barbara D'Urso. Elia Fongaro torna a far parlare di sé a qualche settimana dall'uscita dalla casa del Grande Fratello VIP. Il modello, infatti, è stato ospite della puntata odierna di Domenica Live per parlare degli sviluppi che ha avuto la storia con Jane, una volta uscita dalla Porta Rossa. Nel dettaglio. Barbara D'Urso si è molto irritata quando l'ex Steffino ha rifiutato di rispondere alle domande in merito all'attrice. Un comportamento avvenuto dopo che i due si erano abbracciati e baciati appassionatamente a favore di telecamera sulla passerella dello studio del GF VIP. Per tale ragione la conduttrice napoletana ha chiesto a Fongaro se fosse realmente innamorato di Jane, tanto da voler sapere se avevano trascorso la notte insieme. Una domanda che non ha trovato risposta, tanto da far infuriare Barbara D'Urso, che ha dichiarato, se non vuoi rispondere a queste domande potevi continuare a fare il modello, non entravi nella casa del Grande Fratello VIP. Gianmarco Amicarelli a Domenica Live, sto male. Se Elia Fongaro è stato ripreso da Barbara D'Urso, Gianmarco Amicarelli è stato ospite della puntata odierna di Domenica Live per parlare della sua storia con Jane Alexander. A tal proposito, il compositore ha rivelato di non aver ancora visto Jane, che nel frattempo gli ha chiesto ancora del tempo per pensare dopo essersi sentiti pochi minuti per telefono. Inoltre l'uomo, amareggiato, ha detto di non essere ancora riuscito a dimenticarla, visto che hanno trascorso insieme 2 anni. Infine non ha escluso la possibilità di riprendersi Jane, video, qualora tornasse da lui. Dall'altro canto, Jane è tornata sui social network, dove ha postato un lungo messaggio per ringraziare i fans dell'affetto dimostratele in questi mesi. Chi sceglierà Jane? Non ci resta che attendere nuovi sviluppi.